Ben ritrovati, oggi parliamo di mal di schiena, di lombalgia. Freddo e umidità non fanno bene sicuramente alla nostra schiena. In questo periodo dell'anno è più facile che si verifichino dei problemi, un dolore improvviso, magari per uno sforzo oppure un movimento fatto male, un dolore lancinante e acuto, con ripercussioni chiaramente sulla nostra vita quotidiana, sul lavoro. Bastano pochi giorni e tutto passa, si guarisce, però può essere molto fastidioso. Si stima che circa l'80% degli italiani abbiano sofferto almeno una volta nella vita di questo disturbo, con una prevalenza maggiore tra i 40 e i 50 anni in entrambi i sessi. Di mal di schiena, delle sue cause, di come rimediare, parliamo oggi insieme al dottor Alain Rocco, responsabile dell'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione di IMI Villa Dante a Guidonia, con il quale conosceremo anche l'ossigeno ozonoterapia, un trattamento medico che si è rivelato molto efficace proprio per combattere il dolore e anche per recuperare più velocemente la funzionalità motoria. Io quindi do il benvenuto al dottor Rocco che è qui con noi. Salve, salve, ecco. Allora, diciamo subito intanto quali possono essere le cause del mal di schiena e perché l'inverno solitamente peggiora. Sì, allora, intanto quando parliamo di mal di schiena dobbiamo far riferimento a un sintomo, non è una vera e propria patologia. Come tale, il sintomo può essere determinato da molteplici cause che sono di origine muscolo-scheletriche, ma possono arrivare addirittura ad essere patologie di tipo internistico, addominali o anche ginecologiche. Quindi la diagnosi in questo senso, per identificare appunto il sintomo mal di schiena, è determinante per una corretta poi attuazione delle procedure terapeutiche. In inverno è più frequente perché? Perché le cause che determinano il mal di schiena sono più frequentemente quelle riscontrate in alterazioni disfunzionali del sistema muscolo-scheletrico. E quindi una contrattura improvvisa determinata da un movimento brusco è fa più facilmente evocabile durante il periodo invernale per una fisiologica vasocostrizione dei nostri vasi arteriosi che, portando meno sangue, facilitano l'instaurarsi più frequente di eventuali contratture muscolari. Quindi, diciamo, il freddo e l'umidità in effetti non sono amici del nostro sistema muscolo-scheletrico. Allora, in genere quando ci arriva il mal di schiena, ci si mette a riposo o si prende un antidolorifico per cercare di far passare il più velocemente il dolore. È corretto fare in questo modo? Sì, diciamo assolutamente sì. In prima battuta il trattamento d'elezione deve essere quello della gestione del sintomo, quindi con un antinfiammatorio ed eventualmente, nel caso in cui vi sia una contrattura, con un miorilassante. Quindi i farmaci vanno utilizzati per un periodo tra i 5 e i 7 giorni al massimo, durante il quale il sintomo mal di schiena deve comunque diminuire, quindi il paziente deve avvertire dei miglioramenti, anche se non vi è la scomparsa totale. Se invece il mal di schiena perdura, quindi se il sintomo lombalgia tende a perdurare, a quel punto bisogna assolutamente fare riferimento a un medico specialista. Bene. Invece volevo chiederle di un trattamento di cui si comincia un po' a parlare, ma che in realtà però su cui non si sanno bene ancora tante cose, soprattutto per il pubblico che ci segue, l'ossigeno ozonoterapia. Perché questo trattamento si è rivelato efficace per appunto trattare il mal di schiena? Sì, l'ossigeno ozonoterapia è un trattamento in realtà molto antico, è curiosa come cosa, nel senso che l'ozono si conosce da più di 100 anni e già fin dall'inizio, solo per accennare a questa storia molto carina, insomma, si era intuito il fenomeno, queste caratteristiche terapeutiche proprio dell'ozono. Gli ultimi 25 anni indubbiamente hanno portato alla ribalta questa metodica dell'ossigeno ozonoterapia perché si è data scientificità, quindi si sono avuti dei protocolli che attualmente in Italia sono depositati al Ministero della Salute e si sono utilizzati macchinari adeguati alla formulazione di una miscela corretta di ossigeno e ozono. Quindi è una tecnica che negli ultimi 25 anni sicuramente ha dato scientificità e questo ha prodotto dei risultati molto molto importanti. E per la schiena in particolare perché? Cioè, che cos'è che, come funziona, come agisce sul mal di schiena in modo specifico?
Sì, sul mal di schiena, devo dire, l'utilizzo dell'ossigeno-ozonoterapia ha avuto dei risultati letteralmente impensabili prima di uno studio sistematico di quella che è la metodica. Infatti si sono ottenuti dei risultati superiori all'85% per quanto riguarda il miglioramento della sintomatologia e delle guarigioni intorno al 75%. Per quale motivo? Perché l'ossigeno-ozonoterapia di fatto è ossigeno, quindi parliamo comunque di un trattamento naturale che non utilizza farmaci, va ad agire su vari sistemi della nostra infiammazione e delle cause che determinano una lombalgia di tipo muscolo-scheletrico, ovviamente. Da una parte agisce sulla componente del disco intervertebrale, quindi riducendo parzialmente quella che può essere una protrusione o un'ernia discale. Sull'altra agisce invece determinando una disattivazione proprio di quelle che sono le sostanze infiammatorie e proinfiammatorie che alimentano poi sistematicamente il processo infiammatorio a carico del tratto rachideo. Beh, il fatto che non siano farmaci è importante perché non è una cosa da poco, cioè riuscire a guarire, a curare il mal di schiena senza somministrare il farmaco mi sembra una cosa già molto preziosa. E come ce lo dobbiamo immaginare questo trattamento? Come si effettua e soprattutto chi lo deve eseguire? Sì, è un trattamento che va effettuato innanzitutto attraverso delle iniezioni, quindi la iniezione in situ, quindi nel tratto, ad esempio nel caso di una lombalgia, perché va effettuata in prossimità della zona che è affetta dall'infiammazione o comunque dal dolore, attraverso delle multi-iniezioni. Con una somministrazione di gas, di questa miscela di gas, che è intorno ai 20-30 cc per seduta. Le sedute, proprio perché è un trattamento naturale, quindi non esplica immediatamente l'efficacia, ma ha necessità di più trattamenti, sono in totale variabili, devo dire, perché questo poi dipende un pochino anche dalla sintomatologia del paziente, e vanno dalle 6 alle 10 sedute, effettuabili una seduta a settimana. Chi lo fa? Cioè lo specialista deputato a questo tipo di trattamento? Perché poi in rete girano tantissime informazioni e spesso neanche tanto corrette. Quindi spieghiamolo perché è una cosa importante per non farsi peggio anziché meglio. È vero, questo è effettivamente un problema che è stato affrontato appunto negli ultimi 20-25 anni, devo dire, in maniera però egregia dalle società scientifiche che attualmente sono presenti in Italia. Fondamentalmente il trattamento deve essere innanzitutto eseguito da un medico. Un medico non per forza specialista, ma se specialista meglio perché ovviamente ha più capacità diagnostica per individuare quello che è appunto il problema del sintomo lombalgia. Il medico deve essere iscritto ad una società scientifica presente appunto in Italia e si deve attenere a quelli che sono i protocolli depositati al Ministero della Salute. Altra caratteristica è anche il tipo di macchinario che si utilizza, che deve anche questo essere certificato dal Ministero della Salute. Sono elementi determinanti sia per la sicurezza del paziente e sia per la riuscita del trattamento con ossigeno-ozonoterapia. Perché l'apparecchio in sé che cosa fa? Produce questa miscela che poi L'apparecchio in è utilizzata. sé è proprio il produttore della soluzione terapeutica, quindi è chiaro che se io ho una macchina che non diluisce, tra virgolette, in maniera adeguata questa miscela, non otterrò risultati, anzi, in alcuni casi si possono ottenere dei danni nei confronti del paziente. Va fatta infatti una precisazione, l'ozono è terapeutico, ma a concentrazioni di microgrammi. A concentrazioni più elevate può essere addirittura tossico per l'organismo. Senta, altre domande vengono spontanee perché è molto interessante. Per esempio, una, si può fare questo trattamento si può fare in acuto, cioè quando il dolore è ancora presente, o bisogna prima aspettare che passi il dolore per poi fare questo tipo di trattamento? La bellezza di un trattamento naturale è che può essere effettuato anche in acuto. Benissimo. Perché una delle sue caratteristiche peculiari nell'immediato è quello comunque di determinare una inibizione del dolore, proprio perché riesce ad avere questa sorta di azione disattivante sulle sostanze infiammatorie e algogene.
Quindi è veramente un trattamento per la gestione della malattia rachidea molto efficace e di ottimo risultato nei confronti del paziente. È controindicato per alcuni? Ci sono delle controindicazioni relative, alcune vengono definite assolute, che sono la gravidanza, quindi lo stato interessante, alcune patologie cardiologiche, delle forme di coagulopatie, quindi in cui vi sono delle alterazioni della capacità del sangue di coagularsi da parte del soggetto, ma in assoluto è un trattamento aperto alla maggior parte dei pazienti. Non ci sono limitazioni particolari. Altre due brevissime informazioni. Una, cioè, è doloroso perché lei mi ha parlato di iniezione, quindi si sente dolore? Questo è un altro bel punto, nel senso che la classica domanda che mi pongono i pazienti. Sì, allora intanto c'è da dire che appunto l'evoluzione di questi ultimi 25 anni l'ha reso molto meno doloroso. E questo grazie alle ottimizzazioni dei protocolli e all'utilizzo di aghi molto sottili. Quindi devo dire che questo ha reso molto compliante la terapia. Però uno L'ossigenazione. che cosa si deve immaginare? Cioè, quando ti iniettano una medicina, uno pensa al bruciore in situ. Quando invece si ha un'iniezione di ozono, che sensazione si prova? Quando si inietta una miscela di ossigeno-ozonoterapia, la sensazione è una sensazione di compressione molto veloce, nel senso che è transitoria la sensazione, quindi Passa. passa immediatamente, e un bruciore che anche questo nel giro di 3-5 minuti tende subito a scomparire. Il beneficio che se ne ottiene dopo è sicuramente superiore Questo piccolo fastidio. a questo iniziale fastidio, sì, del trattamento. Ed è un trattamento questo che è a carico del paziente? Possiamo dare un'idea della fascia dei costi? Allora, purtroppo forse nei primi anni 2000 era in convenzione in alcune regioni del nord, attualmente è un trattamento privato, ormai già da tantissimi anni, ha un costo relativamente abbordabile perché le sedute oscillano tra i 50 e i 70 euro, considerando che una media di un trattamento sono circa 6 sedute, Ok, quindi poi lì non diciamo è la così, diciamo, non è così elevato. impattante da un punto di vista economico, soprattutto per i risultati che poi dà a lungo termine. Ecco, perché diciamolo, questa era l'ultima domanda che volevo farle, cioè quanto durano i risultati nel tempo? La bellezza di questo trattamento è che dopo l'esecuzione di un ciclo completo e quando c'è una remissione, ma la remissione della sintomatologia avviene già nel 75, come dicevamo, nel 75% dei casi trattati. Il beneficio dura praticamente per un periodo indefinito, nel senso che deve riverificarsi una situazione che riscateni nuovamente la sintomatologia dolorosa. Bene, sicuramente diciamo un'ottima terapia da prendere in considerazione dovesse capitare a qualcuno delle persone che ci sta seguendo di incorrere in un mal di schiena alle porte dell'inverno. Grazie, grazie mille per queste Prego. informazioni. Grazie a Arrivederci. lei, arrivederci, salve.